Nella giornata sabato 28 aprile, i due meetup grillini aprigliani e cittadini pentastellati, di nuovo presenti con il loro gazebo a Largo Marconi, si sono messi a disposizione dei cittadini per illustrare il contratto di governo al quale il Movimento 5 Stelle sta lavorando. Abbiamo ritenuto necessario, hanno spiegato, dipanare alcuni dubbi, nati in questi ultimi giorni. Dopo aver analizzato la relazione stilata dal comitato scientifico presieduto dal professore Della Canania, abbiamo illustrato ai cittadini il contenuto del contratto di governo. Abbiamo illustrato ai cittadini di Aprilia i 10 punti di convergenza tra le forze politiche interessate identificati dal comitato scientifico. Le forze politiche disposte a firmare tale contratto si impegneranno, ad esempio, a garantire un futuro per giovani e famiglie con il sostegno monetario, la lotta alla violenza sulle donne e al cyberbullismo, la disoccupazione, la povertà, il rafforzamento delle forze dell'ordine, potenziamento delle SSN, protezione delle imprese e dell'innovazione, revisione della politica agricola comune, differenziazione tra le banche commerciali ed affari, potenziamento delle infrastrutture e implementazione delle nuove tecnologie, e della mobilità sostenibile per dirigerci verso la green economy e la salvaguardia dell'ambiente. Ultimo punto, ma forse il più importante, un'amministrazione trasparente più semplice ed efficiente. Si è riunita sabato scorso l'assemblea dei soci del Centro Sociale di Bassiano, per il rituale appuntamento annuale dedicato all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Il presidente Gio Battista Lambiasi ha introdotto i lavori facendo un sunto delle iniziative di carattere assistenziale, sociosanitarie e ricreative svolte dal centro nel corso dell'anno scorso e ha indicato le linee programmatiche per il corrente anno. Spazio è stato dedicato al presidente del Collegio dei Revisori, che ha analiticamente esposto le risultanze di bilancio esaminate nel corso delle riunioni tenute dal Collegio stesso e, dopo averne certificato la rispondenza con le scritture contabili, ha chiesto all'Assemblea di approvarle. Nel corso del dibattito ha preso la parola l'avvocato Giuseppe Funisto, socio del sodalizio e prossimo candidato a sindaco nel Centro Lepino, che ha fatto notare che il contributo annuale che il centro riceve dal comune è pari a 1.441 euro, cioè a circa 4 euro al giorno, a fronte di un bilancio comunale multimilionario. Funisto ha sottolineato la necessità che, per il futuro, questo contributo sia almeno quadruplicato e che, con formale atto di concessione, della massima durata possibile, sia reso stabile, non revocabile e nemmeno da mettere mai più in discussione. Si conclude oggi, ma non del tutto, la settima edizione di Lievito. Scarponi e pranzo al sacco per suoni in Semprevisa, la manifestazione che inaugurerà come da tradizione la giornata finale della rassegna. Appuntamento alle 8.30 a Palazzo M per partire tutti insieme alla volta di Bassiano, da dove inizia il percorso di trekking organizzato da Sempreverde, che in circa un'ora di salita porterà la comitiva fino al rifugio Liberamonte sul monte Semprevisa. Qui si potrà consumare il pranzo ed assistere al concerto di Yuri, che presenta in anteprima l'album Estetica. Il 1° maggio di Lievito prosegue a Palazzo M, alle 17.30 con Le Parole per Dirlo, l'ultimo degli incontri a cura di Magma. Ospite questa volta è Fernando Acitelli, che dialogherà con Graziano Lanzidei su uno dei più grandi campioni del calcio, prendendo spunto dal libro di cui lui stesso è autore, Un mondo senza Totti. Alle 19 di nuovo appuntamento con la musica di Lievito Acustica. Come ogni anno, a chiudere il festival sarà l'assegnazione del premio Lievito a personaggi o associazioni che si sono distinte per il loro operato sul piano sociale e umano. Proseguono le iniziative dell'amministrazione comunale finalizzate a migliorare le prestazioni della macchina amministrativa. Tra queste spiccano alcuni che riguardano il corpo di polizia locale. La giunta ha infatti approvato un progetto rivolto al personale della municipale, suddiviso in 4 sottoprogetti, riguardanti la redazione dei ruoli coattivi, la sicurezza stradale, un progetto obiettivo chiamato Estate Sicura 2018, e un altro sul controllo TOSAP per l'anno 2018.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, l'ente ha messo a disposizione un budget presunto di 8.100 euro, affinché la polizia locale proceda all'installazione del controllo della velocità attraverso l'autovelox. Di particolare rilievo anche le azioni che l'ente intende mettere in campo durante l'estate. Rientrano in questa misura le azioni di polizia ambientale, polizia stradale, polizia amministrativa e l'eventuale attività di polizia giudiziaria conseguenti ai controlli. Secondo la giunta, la presenza degli agenti della polizia locale deve essere costante, anche nel corso dei fine settimana, venerdì e sabato, e delle giornate festive, prevalentemente nella fascia serale e notturna, dove questo fenomeno di aumento della popolazione diviene sempre maggiore, anche attraverso l'istituzione di un turno ad hoc di lavoro dalle 18 alle 24. In questo caso il budget previsto è di 6.000 euro, con un corrispettivo di 100 ad ogni agente per ogni servizio svolto in quella fascia oraria. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, cantavano i giganti nel 1967, alla vigilia di un anno nel quale la rabbia studentesca per un mondo che iniziava a cambiare invase le piazze e prese spunto dalla frase del gruppo pop italiano per dire un forte no alle guerre. 51 anni dopo, i cittadini di Doganella, alle porte di Sermoneta, sembrano aver colto in pieno lo spirito di quelle parole, mutando la parola cannoni con buche, quelle che imperversano da mesi su via Lunetto e sulle quali sembra che l'amministrazione non riesca a trovare una soluzione. Residenti e semplici passanti sono costretti da tempo ad aumentare esponenzialmente la loro concentrazione alla guida per evitare di danneggiare le proprie vetture, a causa di autentici crateri che si trovano in entrambi i sensi di marcia della carreggiata. Vane, come spesso accade, le segnalazioni all'indirizzo del comune. E così, un po' provocatoriamente, qualcuno nottetempo ha deciso di segnalare le buche in un modo particolare, diciamo colorato. Armato di qualche sacchetto di terra, si è ingegnato per riempire le buche e ci ha piantato dei fiori, con la speranza che qualcuno possa intervenire e ridurre i disagi. Un modo allegorico per sollevare un problema, ma anche un'utilità pratica, con i fiori che emergono dall'asfalto e fanno capire a chi sta passando che lì si corre il rischio di danneggiare la propria vettura. Il gruppo Under 18 Eccellenza della Latina Basket ha giocato il recupero della quinta giornata del girone di andata della fase interregionale, sul campo dell'imbattuta Officine Fattori Pistoia BK. Per i nerazzurri si è trattato di una sfida particolarmente delicata e difficile in cui i pontini non si sono risparmiati, ma anzi hanno dato il massimo sul parquet riuscendo a giocarsela alla pari con la formazione toscana fino agli ultimi istanti della gara, quando, però, la maggiore fisicità dei padroni di casa ha avuto la meglio sui giocatori latinensi che si sono arresi sul risultato finale di 88 a 78. Al termine della gara, il capo allenatore della Latina Basket, Fabio Lico, ha sottolineato l'impegno profuso dai suoi ragazzi nell'incontro con Pistoia. Non posso rimproverare nulla ai nostri ragazzi, hanno dato tutto quello che avevano. Fino a 5 minuti dalla fine della partita è stato un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi, peccato però che la loro fisicità ha fatto la differenza quando è arrivata la stanchezza. Abbiamo tre finali contro Pesaro, Ferrara e Pistoia, dobbiamo tornare in palestra e continuare a pulire il nostro gioco. Il prossimo appuntamento con i nerazzurri è in programma giovedì 3 maggio alle 20.30 tra le mura amiche del Vittorio Veneto, dove i pontini riceveranno la formazione della VL Papalini Pesaro. Il 28 aprile a Latina i carabinieri della locale compagnia Norm, unitamente a quelli delle stazioni di Latina e Borgo Podgora, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nei quartieri ad alto indice di degrado e criminalità e alle infrazioni al codice della strada, deferivano in stato di libertà tre persone per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel medesimo contesto venivano segnalati alla locale prefettura diverse persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, eroina, marijuana. Durante il controllo alla circolazione stradale, venivano fermate e identificate 117 persone, controllati 121 mezzi, elevate 13 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 4 patenti e decurtati dalle patenti di guida 30 punti.
inizia domenica 6 maggio alle 18 al Teatro Mario Costa di Sezze e il tour estivo della tragicommedia Se loro di Simone Finotti. La data è organizzata dall'associazione La Macchia. Il testo mette a nudo i problemi di coppia come mai nessuno aveva osato fare. Sul palco un uomo e una donna, soffocati da una maschera che devono tenere per non fare i conti con le scelte fatte e con il passato. Un uomo e una donna catapultati in un presente insostenibile che li porta ad un'inevitabile rottura, senza filtri, capaci di ferirsi in modo disumano. Se loro è la storia d'amore di Monia e Daniele, una coppia moderna dilaniata dal rimpianto per non aver ascoltato e capito, e dal rimorso per non aver parlato. Lo spettacolo firmato Simone Finotti, vede in scena Samantha Centra e Pierluigi Polisena, e quella di domenica è la prima data di repliche dopo il grande successo ottenuto con il debutto dello spettacolo a dicembre a Latina. Esordio nel mondo dei pro wrestler per l'aprigliano Simone Marchetti, atleta della palestra Selciatella, che ha combattuto sul ring allestito nell'ambito della prestigiosa cornice del Festival dell'Oriente di Roma, con la Italian Wrestling Superstar, diretta dal famoso wrestler americano El Dinamico. È un ragazzo con molte qualità e sempre in continuo miglioramento, in questi due anni, da quando lo abbiamo scelto. Si è applicato con costanza ad ogni allenamento ed oggi ha meritato questo debutto. Ha dichiarato El Dinamico, commentando l'esibizione del giovane aprigliano, che è stata presentata dal famoso cantante polistrumentista Nero Argento. Sono davvero contento, ha proseguito Simone Marchetti, classe 2001, che si è esibito in maschera con lo pseudonimo di Simon Tornado, di aver potuto debuttare sul ring con pro wrestler famosi in Italia e nel mondo ed ancora di più lo è stato sentire pronunciata la città di Aprilia alla mia presentazione. Fare sport è importantissimo per noi ragazzi, ci aiuta a stare lontani dalla strada o, peggio, a prendere strade sbagliate.